Allora, mi sto avvicinando alla casa di riposo di Puos d'Alpago, dove sono attese 76 ambulanze a momenti per sgomberare la struttura, la RSA per anziani, che nella notte è stata allagata, completamente allagata. Ci sono i mezzi dei vigili del fuoco. La strada che ho percorso per arrivare qui a Puos d'Alpago da Ponte nelle Alpi è letteralmente disseminata da smottamenti piccoli e grandi. Faccio vedere il canale vicino alla casa di riposo e ci avviciniamo. Della Protezione Civile direttamente da Noale, vedete il personale che naturalmente sta operando con le difficoltà del periodo, perché siamo in piena pandemia e anche la casa di riposo di Puos d'Alpago è stata una fra quelle strutture per anziani letteralmente falcidiate dal contagio da Covid. Ci sono in funzione le idrovore per togliere l'acqua che ha invaso letteralmente la struttura. Proviamo ad entrare. Questo è l'ingresso della casa di riposo, vedete l'acqua. Ecco, stiamo vedendo mano a mano le ambulanze che porteranno i primi due pazienti, che ovviamente sono destinati ad essere trasferiti. I primi due sono i più critici, diciamo, quelli che hanno la situazione sanitaria più impossibile nella necessità di mantenere. Gli altri dove saranno destinati? Quindi vanno a ospedali di questi periodi. Poi gli altri abbiamo attivato una serie di strutture. Una situazione del genere l'avevamo vista per Baia? Forse con straripamenti così no, perché è venuto giù di tutto e di più, non mai visto. Mai visto una cosa del genere? La violenza, stanotte alle 2:30 non si vedeva fuori niente, solo lampi e acqua.